Bene, quello che io cercherò adesso di pensare insieme con voi. Professor Moscia sa che questo titolo poi l'ho dato io dal momento che il titolo che mi era stato offerto era molto molto generico. Però avendo capito di che cosa parlavamo stamattina, su che cosa riflettavamo, allora ci è stato detto, no, c'è l'approccio medico e poi c'è l'approccio etico a questo tema fortemente problematico oggi, delle vite scartate, no? Le vite scartate. E allora, piuttosto di scrivere approccio etico a questo problema, allora io ho detto, riflettiamo su questo, il valore della vita. La vita vale. E allora, io parto da una, da una lettura del contesto ambientale, socioculturale in cui noi dobbiamo riflettere ed operare. Questo è sempre importante. Non possiamo fare dei discorsi al terzo, quarto, quinto livello di astrazione. Non dimentichiamo che il primo principio della nostra spiritualità è il principio di incarnazione. E poi quello di risurrezione della carne. E nessuno dovrebbe essere più in sintonia con questo di chi esercita una professione medica. E allora partiamo sempre dall'oggi in cui noi, come persone, noi come cristiani, come società, come chiesa, ci troviamo a pensare ed operare. Quindi, il contesto socioculturale che sta erodendo sempre di più oggi il bene singolare e incondizionato della vita. La vita è questa singolarità e incondizionatezza. Questa erosione, io la vedo legata a quattro concause. La prima, ecco, ha accennato già questo il dottor Battivelli, l'enfatizzazione del principio di autodeterminazione, per cui la libertà di scelta, che è una libertà di indifferenza, per cui io sono libero di scegliere quello che credo, la prima libertà, il libero arbitrio, libertas indifferentiae, sovrasta, subordina e spesso, sempre di più oggi, cancella la libertà morale. La libertà morale è la libertà per il bene, vincolata al bene, perché bene e male morale non sono indifferenti, come può essere una Coca-Cola o una bracciata, come può essere prendere la bicicletta o prendere la moto, sono beni e scelte differenti, ma i beni morali non sono indifferenti, e il più grande bene morale è la vita, ma la libertà viene sempre più sganciata dal bene e sempre più centrata su se stessa, e questo si dice che è una valorizzazione dell'individuo e della democrazia. Quindi, l'enfatizzazione del principio di autodeterminazione. La vita è così relativizzata al volere dell'individuo. Il pro-choice prevale sul pro-life. La vita è oggetto di decisione e di scelta dei soggetti. Quando perché diventa un bene indifferente. La vita è mia e ne faccio quello che voglio io, me la chiudo come quando dico io, fino oggi alle cosiddette apologie del suicidio, che hanno avuto nomi e cognomi ben precisi. Seconda concausa, la pervasione dell'utilitarismo e dell'emotivismo in campo etico e giuridico. L'utilitarismo pone l'etica sotto il principio dell'utilità e del vantaggio. L'emotivismo sotto il principio del desiderio e dell'appagamento. Questo ha un riverbero enorme
nel campo della vita. Per cui in questo quadro di senso e di merito, la vita di una persona vale in ragione della sua efficienza, del suo vigore, del suo rendimento sul piano utilitario. Il giudice dell'Alta Corte di Londra, Anthony von Hayden, ha dichiarato, e l'ha scritto, che la vita del piccolo Alfie Evans era futile e inutile. Se il principio prevalente, semantico, valoriale, è quello utilitario, dell'efficienza, del vigore e del rendimento, allora ci sono vite futili e inutili. La vita, questo sul piano utilitario, sul piano emotivo, vale in ragione della sua gradevolezza, del suo fascino, della sua avvenenza. E di questo ci ha dato degli esempi il professor Boscia, no? Sul versante della vita iniziale. Terza concausa, l'assunzione dell'opinione prevalente e del consenso maggioritario, opinione prevalente e consenso maggioritario a criteri di valutazione e deliberazione. Il criterio dell'opinione prevalente come principio di qualità e di valore. Il criterio del consenso maggioritario come principio di legalità, quindi un criterio procedurale di valutazione di merito sostituisce un criterio valutativo, valoriale, veritativo, ontologico. Stante, no, questi due criteri, la qualità e il valore, e con questi il rispetto e la tutela di una vita, sono definiti e decisi dal grado di apprezzamento sul piano sociale. Quale apprezzamento in quella vita? La vita di un bambino Down, viste oggi certe statistiche, anzi, abbiamo qualche nazione in cui non nascono più, in Islanda non nascono più bambini Down. E questo non è una scelta individuale, questo è più complesso. Ha un retroterra e un habitat socioculturale. Quindi il rispetto del teorismo sono definite deciso dal criterio di apprezzamento sul piano sociale e dal criterio convenzionale, procedurale, del 51% dei consensi sul piano politico. Per cui chi raggiunge il 51%? Questo si dice è democrazia. È una democrazia vuota, certamente, perché non fa riferimento a criteri veritativi, valoriali, di diritto naturale. Dove è finito, dove sta finendo il diritto naturale? Criteri procedurali. Mettiamoci d'accordo sulle procedure, tutto quello che poi avremo stabilito con il criterio dei criteri, il 52%, diventa legge che obbliga tutti, forzando sempre di più oggi anche l'obiezione di coscienza. Quarta concausa, la indifferenziazione dei beni, per la quale, per questa indifferenziazione, i beni non si distinguono più per qualità ed essenza. Per questo livellamento, un bene fisico può valere quanto o più di un bene morale. Un bene fisico è un bene piacevole o utile, che prende la sua qualifica di bene, il suo valore di bene, dalla sua utilità o dal suo gradimento. Mentre invece il bene morale, il bene in sé per sé, che va riconosciuto e non va offeso, anche a costo di gravi perdite sul piano emotivo e sul piano militare. Ecco, questo non va svitato. Per cui i beni sono indifferenti. Questo, anche questa concausa, ha una rilevanza forte sul piano della vita.
porta alla indifferenziazione dei viventi e a stimarli e sceglierli con criterio meramente preferenziale. Io scelgo. Quindi il valore, l'enfasi è dato sull'io scelgo, l'autodeterminazione, ma è una scelta svincolata da vincoli morali, da vincoli etici. Viene svalutato, svilito il bene proprio singolare della vita umana, consentendo in questo modo disistime, abbandoni, scarti, soppressioni. Tutto questo sta a dirci che il valore, il rispetto della vita umana è un problema. Prima che di verità e di diritto, di cultura e di mentalità. Ecco, questo è il punto che dobbiamo tenere presente. Il rispetto della vita è un problema. Prima che di verità e di diritto, di cultura e di mentalità. Quale cultura oggi? Quale cultus? Quale mentalità? Quale mens? Per cui non è la posizione di quello, quello e quell'altro. No, no, è qualche cosa che diventa pervasivo delle coscienze collettive. E questo è l'impatto grosso che noi stiamo avendo oggi. Qui è un po' il cambiamento socioculturale che sta avvenendo. E data la globalizzazione di tutto oggi, non avviene soltanto nelle nostre regioni, sul nostro territorio, nella nostra nazione, in Europa, ma avviene ovunque. Questo è il contesto socioculturale, ma questo principio di incarnazione in cui dobbiamo calarci per non fare discorsi semplicemente trascendentali. Vediamo adesso quale bene della vita, il bene proprio della vita, dopo il profilo socioculturale, il profilo valoriale. La vita umana è un bene eminente, non omologabile ad alcun altro. Il motivo teologico di fede lo conosciamo, perché la vita è riflesso e dono di Dio, riflesso, imago Dei, dono di Dio, perché non ci siamo dati la vita. Questo no, exitus a Deo. Ed è del reddito di Deo, della vita, no? Questo è il grande mosaico della teologia morale di San Tommaso d'Aquino, no? Entro cui, no? Prendono poi consistenza più antropologica, teologica, teologale, i veri, no? L'exitus a Deo, del reddito di Deo. Ecco, questo è il motivo teologico. Ecco, ma oggi noi operiamo in una società cristianizzata, secolarizzata, post-cristiana, e allora dobbiamo scendere negli agorà secolarizzati, in cui poi si dibattono queste cose, si decidono legalmente, no? Si formano le assemblee legislative che poi elaborano e producono leggi. E allora noi dobbiamo dire che il motivo teologico per noi non è mai principio di fideismo, che il magistero ha sempre condannato. La nostra fede non è mai fideistica, fide se trazione insieme. Il motivo teologico si salda con quello antropologico di ragione, che noi dobbiamo portare ovunque. Per me è profondamente diverso fare le stesse lezioni all'Università del Laterano o alla Facoltà di Medicina della Cattolica, o farla, come sto facendo da un po' di anni, alla Facoltà di Medicina della Sapienza. No? O il prossimo convegno ce l'ho, la settimana prossima, dove abbiamo un simposio insieme con i docenti delle facoltà di pedagogia di pedagogia e filosofia, insomma, il dipartimento umanistico in cui c'è anche l'istituto di bioetica, e guarda caso che l'esponente più vista con cui stiamo operando è il professor Maurizio Mori. Voi sapete che è agli antipodi della nostra bioetica,
però io adesso sto scrivendo sulla sua rivista di bioetica. Perché? Perché si è creato questa piattaforma umana, umanistica, dove devo confessare che siamo piuttosto vincenti. Perché? Perché abbiamo un apparato argomentativo, logico, per cui se li provochi su questo punto, guardate, avviene un consenso. Spogliarci del fideismo, del clericalismo, è battere la via della ratio, della ragione, e questo fa presa, entro cui puoi portare il surplus della fede, il soprannaturale, che non è una dimensione aggiuntiva del naturale, come normalmente no? Viene catechizzato la soprannatura e il soprannaturale, no, è Santo Tommaso d'Aquino, è il naturale, preso tutto, no? Riconosciuto, assunto e sopraelevato. Allora, in questo habitat di metodo, io vedo che persone pensanti, che non rinunciano a pensare, ecco, veramente, si coinvolgono. Allora, il motivo teologico si sa con quello antropologico. Allora, qual è questo motivo antropologico? Da spendere ovunque, ed è spendibile ovunque, e ti stanno ad ascoltare. La vita umana non è dell'ordine dell'avere, qualcosa che uno possiede e di cui dispone, ma dell'essere che uno ha e di cui non dispone. Io non ho una vita, io sono la mia vita. La vita partecipa della dignità di persona dell'individuo umano. Ogni individuo umano è persona. Dove c'è un individuo umano, c'è una persona. Attenzione, ci abbiamo messo secoli per arrivare alla coincidenza di individuo umano e persona. E il punto culminante è stata la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Diritti di ogni individuo umano. Per cui abbiamo in questo modo superato tutti i razzismi. Chi è il razzista? Il razzista è uno che in un individuo umano o in una categoria di individui umani vede l'individuo con la sua natura umana, ma non la persona. Ogni razzismo, no, si nutre di questa dicotomia, di questo divorzio tra individuo e persona. Che cosa avviene? Avviene che se non tutti gli individui umani che hanno un DNA umano, che vengono al mondo con un DNA umano su base biologica, non è persona, allora vuol dire che vi sono persone più elevate, più persone, se vogliamo, di altri, che si attribuiscono il diritto, il potere di dire chi è persona e chi non è persona. Quando un individuo umano diventa persona e quando cessa di esserlo. E se poi le categorie semantiche sono quelle dell'utilitarismo e dell'emotivismo, allora all'interno dello stesso concetto di persona ci sono quelle che sono più persone e quelle che sono meno persone. E dal momento che alla dignità di persona è legata la dignità, la soggettività, no, giuridica, ogni persona è soggetto di diritto, allora ci sono individui umani che hanno diritti, altri che non le hanno o li perdono, o altri ancora che hanno meno diritti di altri. Quindi questa è la finestra da cui rientrano forme nuove di razzismo, forme di neorazzismo. A questo si arriva, e guardate che su questo ti seguono, si ti seguono. Ma io non dimentico mai, ha fatto scandalo davanti a tutti, quando il professor Maurizio Bore davanti a tutti fa, dice, dici Don Mauro, tu argomenti troppo. Io quello che voglio sentire dire, insomma, no? Tu argomenti troppo. Perché poi loro sono molto dipendenti, poi, no? Dall'utilitarismo e dell'emotivismo etico. Vabbè.
Quindi la persona è l'unica esistente con qualità di soggetto e non di oggetto, con valore in sé e non derivato da altro o concesso da altri, con natura di fine e non di mezzo. E qui non c'è soltanto Tommaso d'Aquino, qui c'è anche Kant e via discorrendo. Come tale non reificabile, non riducibile a cosa e perciò ad oggetto di diritto per nessuno. Guardate che oggi si rivendica il diritto di morire o di far morire. Questo si arriva, ma è abusivo questo diritto, cioè non ha consistenza antropologica, ontologica. Verso le persone non abbiamo il potere che abbiamo verso le cose. E qui lo snodo antropologico ed etico, in questo riconoscimento della dignità propria e unica della persona, senza cui la vita è un sistema di organi e funzioni assai speciale e complesso, ma niente di più. Niente di più. Vale di che rende e soddisfa. Poi questo apparato lo si disusa e dismette. E invece la persona è soggetto. È soggetto di diritto, mai oggetto. Rosmini, ricordatevi, la persona è il diritto sussistente. La vita partecipa e l'anima è il principio attivo di questo diritto. È il principio attivo. La vita umana. Diversa dalla vita animale, dalla vita vegetale. C'è pertanto un diritto alla vita, non un diritto sulla vita. Di qui, ecco, questo valore unico della vita. Consiste nella sua indisponibilità e inviolabilità, perché non reificabile. E questa indisponibilità e inviolabilità vale anche per il soggetto della vita. Disconoscere la differenza umana. Oggi si va disconoscendo la differenza umana, riducendo la vita umana a valori di cose di uso, di cui alla fine potresti stare, non rappresenta un più, ma un meno di civiltà. E su questo dobbiamo parlare. È un meno di civiltà. Avremo maggiorato il principio di autodeterminazione, ma spinto fino al potere sulla vita, ma avremmo diminuito il principio di umanità. Questo sta a dirci che la vita umana vale sempre. Vale sempre. Che non perde il suo valore in nessuna condizione di precarietà, di piccolezza, di infermità, di fragilità. Sta a dirci, appunto, che ogni vita vale per il suo esserci, per il solo fatto di essere al mondo, come vita con un volto umano, con un DNA umano, non per il suo modo di essere, modi di essere dettati dai profitti, da chi ha più possibilità comunicative pervasive, che poi sono dettate non dal personalismo etico, come abbiamo visto, ma dall'utilitarismo e dall'emotivismo etico. Ecco, senso questo valore in sé della vita umana, in ogni individuo, in ogni vivente umano, allora, come dicevo, si dà la stura a tutti i neo-razzismi. I depressamenti, gli attentati e gli scarti più frequenti e prevalenti oggi sono perpetrati verso la vita nascente e verso la vita terminale. E questo, ecco, lo percepiamo questo. L'abbiamo visto anche nella relazione verso Bosch e il dottor Battivelli. Verso la vita nascente. Noi sappiamo, non per crimine religioso, non per postulato filosofico,
ma per acquisizione scientifica che la vita individuale umana ha inizio con la sincapia, motivo per cui ogni selezione e scarto di embrioni e feti umani è un atto soppressivo di una vita e come tale eticamente riprovevole. Su questo non lo leggo qui il Concilio Vaticano II, che lui stesso ha detto parole precise e forti verso la vita degenerativa e terminale. E questa è una vita segnata da gravi e progressive disabilità, insufficienze, sofferenze, verso cui si è tentati dall'abbandono terapeutico e dal suicidio assistito. Questa tentazione oggi sta diventando sempre più pervasiva. I poteri forti su questo oggi insistono, facendo i cardini della libertà e della democrazia. Tentazione da prevenire e vincere con una mentalità e una cultura personalistica della medicina. È qui che si gioca oggi questa partita, visto è che è di tipo socioculturale e quindi forma mentalità e cultura, e allora è lì che bisogna scendere. Tentazione da prevenire e vincere con una mentalità natura personalista della medicina, mentalità da mens, cultura da cultus, etimi questi che dicono di un modo di pensare mens e di coltivare cultus che usa la medicina. Modalità che polarizzano sulla persona lo sguardo medico. La persona è più della sua malattia, della sua anomalia, della sua disabilità, è più. Dunque è questione di mens e di cultus. Ripeto, di un modo di pensare la medicina e di coltivarla, che questo modo dà occhi per vedere e recepire questo più della persona. E questi occhi che stiamo perdendo. Per cui il vostro vedere è epidermico, non è più penetrante, è fisico, non più metafisico, metabiologico. Senza questo non recepimento di questo più della persona, la visione edonica e utilitaria della vita e la deviazione eugenetica ed eutanasica della medicina prendono il sopravvento. Sapete, no? Questa è la medicina post-ippocratica, che non cura gli ammalati, ma potenzia i sani, hai detto, no? Questa è la medicina del transumano in atto. Oggi le sfide ulteriori alla medicina sono quelle del transumano e del postumano. Lo dico soltanto qui e mi fermo qui perché sarebbe da aprire qui tutto il discorso, insomma, no? Sono, è la medicina, attenzione, dove ormai ci sono le scuole del transumano e del postumano, le associazioni del transumano e del postumano. Andate su internet, trovate i manifesti del postumano. Medicina delle enhancement, delle improvement. Tu dicevi, no, che potenzia i sani, medicina della maggiorazione, dei potenziamenti, degli aumenti. No, questa medicina che si avvale della cibernetica. E quindi di questa interfaccia, no, tra il corpo, il sistema nervoso e le biotecnologie, le nanotecnologie, questa interfaccia tra tecnologia e sistema nervoso umano. Una medicina, ecco, visione e deviazione pervasive oggi, ma ovviabili e contrastabili da questa polarizzazione personalistica della medicina, che ne sposta masse di attenzione e attenzione dalla malattia da sconfiggere, no?
spostare o riposizionare, no? L'asse di attenzione e intenzione della medicina. L'asse da spostare dalla malattia da sconfiggere sul malato da curare. La medicina è come attenzione e intenzione non la malattia da sconfiggere, ma il malato da curare. Una medicina questa centrata non sulla malattia appunto, non circoscritta e ridotta alla cure, ai protocolli, alle tecniche terapeutiche, ma aperta alla care, alla presa in carica del malato. Una medicina appunto che nell'impossibilità di guarire, abbiamo un'impotente medicina, non rinuncia mai a curare attraverso le terapie del dolore, dell'assistenza palliativa, dei sostegni affettivi e spirituali. Una medicina realmente olistica, capace di integrare nella cura le relazioni, gli ambienti, i contesti, le presenze. Una medicina, insomma, che non dirà mai, non c'è più niente da fare, abbandonando l'ammalato alla sua solitudine e all'angoscia suicida. Per questo la via eutanasica alle sofferenze e allo sconforto di una malattia degenerativa e di una vita terminale è una sconfitta dell'umano. Una medicina, e con essa una cultura medica, che non sa proporre di più e di meglio di un diritto a morire e lo favorisce con opportunità e protocolli eutanasici, è una medicina che tradisce la sua missione umana e umanizzante. Sto concludendo. Riconoscere e difendere il bene indisponibile e inviolabile della vita non significa perseguire la vita ad ogni costo, forzandone i limiti e dilatandola abusivamente. Non significa questo. Non c'è un diritto a morire volto a mettere fine alla vita. Tutti dobbiamo morire, ma non è detto che dobbiamo morire male. C'è un diritto a morire con dignità umana e cristiana. Questo sì. Diritto volto a umanizzare il morire, da una parte con la terapia del dolore e le cure palliative, compresa la sedazione palliativa profonda, dall'altra con la rinuncia a procedure diagnostiche e interventi terapeutici, è stato già detto, sono altrimenti. Rinuncia a procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati, rinunciare ai quali non vuol dire porre fine alla vita, ma accogliere e vivere la morte come l'ultimo atto della vita. Perché, come dice Papa Francesco, il morire è pur sempre un momento estremo del vivere. Questa determinazione e difesa della verità e del valore unico, inviolabile, indisponibile della vita umana, non ci fa ergere a censori e giudici degli altri. Non ci fa ergere a censori e giudici delle persone che cedono alla tentazione di mettere fine alla vita. Sul piano oggettivo, veritativo, deve essere chiaro, ma poi ci sono le persone con il loro retroterra, con le condizioni tante volte inumane, anaffettive, anche di strutture sanitarie in cui vengono a trovarsi, a rapportarsi alle persone. Come dice Papa Francesco, al modo in cui le persone vivono, è testuale, vivono e soffrono, questa frase io me la sono scolpita, la sto ripetendo dovunque, attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione, chiuso le virgolette. Allora vale qui il monito evangelico, non giudicate. Chi conosce infatti il cuore dell'uomo? Si domanda l'orante e il sapiente della Bibbia. Chi conosce il cuore dell'uomo? Aggiungiamo al confine critico tra la vita e la morte. Solo Dio è la risposta della Bibbia. Per questo la Chiesa affida al giudizio
e alla misericordia di Dio, chi arriva al gesto tragico della rinuncia della vita. E grazie a voi per l'attenzione.